Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV. Oggi il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, risponde alle polemiche dei ristoratori sul numero contingentato ed una serie di limitazioni imposte per la notte di San Silvestro, quando Piazza Amendola ospiterà il concerto dei Negro Amaro. Sono decisioni assunte d'intesa con le forze dell'ordine per tutelare proprio la sicurezza e l'ordine pubblico, così in primis il primo cittadino di Salerno. Sentiamo. Sono iniziati in piazza Amendola i lavori per il montaggio del palco che la notte di San Silvestro ospiterà per salutare la fine del 2022 il concerto dei Negro Amaro. Se l'area scelta per il concertone non è una novità, visto che da quando è stata introdotta la tradizione del concerto per la fine dell'anno a Salerno è stata sempre l'area tra Palazzo di Città e Prefettura ad ospitare l'evento musicale, rappresenta invece un'innovazione la serie di misure di sicurezza introdotte, tanto da far parlare di capodanno blindato e contingentato a 50.000 persone. A protestare sono soprattutto i ristoratori, invitati ad indicare il numero delle persone che avranno nei propri locali. Oggi però a rispondere, nel tentativo di far comprendere a tutti che è prioritaria la sicurezza e che si tratta di misure non assunte d'impero dal Comune di Salerno ma concordate proprio con le forze dell'ordine, è il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Teniamo in costanza di queste iniziative quelli che si definiscono i tavoli dell'ordine e della sicurezza, dove più attori siedono ed esprimono il loro parere. In uno di questi tavoli si è discusso l'argomento e si è capito che non si può fare un concerto senza la possibilità di controllo anche numerico. Proprio è una difficoltà che risulta per le autorità di pulizia delle forze dell'ordine incomprensibile e inconcepibile. Quindi i numeri devono essere necessariamente contingentati, ma è un numero importante, si considera una persona a metro quadro affinché il concerto si svolga in totale sicurezza. Noi dal canto nostro abbiamo dislocato circa 50 uomini della Safety, poi ci saranno le forze dell'ordine, poi i pompieri, poi l'ASL, i medici e quant'altro, per fare in modo che il concerto sia una festa, qualcosa di assolutamente godibile e che si possa svolgere senza nessun rischio per nessuno. Quindi una garanzia a livello di sicurezza per i miei concittadini e credo che sia una cosa giusta da farsi. E oltretutto non c'è possibilità alternativa, o si fa così o non si fa, perché altrimenti le forze preposte impediscono che il concerto si svolga e non danno l'autorizzazione. Quindi abbiamo convenuto una strada ragionevole, faremo il concerto e sarà un concerto di successo, perché Negro Amaro sono una band di carattere internazionale. A proposito di sicurezza, restano naturalmente confermate anche per la vigilia di Capodanno le ordinanze che sono state emesse già per la vigilia di Natale, quindi mi riferisco alla vendita di alcol, alla musica e al divieto di sparare fuochi d'artificio. Sì, assolutamente sì. Naturalmente le ordinanze che abbiamo emesso sono la riproposizione di quelle che sono state fatte anche negli anni passati. Io però mi rivolgo all'intelligenza e alla sensibilità dei miei concittadini. Bere con moderazione, anzi, meno si beve, meglio è, e avere comportamenti responsabili per quanto riguarda l'uso delle mascherine, insomma, fare in modo che la pulizia e i comportamenti siano interiori, no, non c'è bisogno di azioni repressive, bisogna essere consapevoli che si svolge una funzione civica anche comportandosi semplicemente. E io sono certo che i miei concittadini, anche nell'euforia, nella volontà di lasciarsi dietro gli orrori di quest'anno, anche conservando il lumicino acceso nell'anima, su tutto questo farà premio la logica, l'educazione e la coerenza di comportamenti che contraddistinguono i miei concittadini. E sulla vicenda entra in campo l'opposizione, che rilancia allora i soldi del concerto per i Negro Amaro per la notte di San Silvestro. Sono soldi che sono stati spesi male, a dirlo è il consigliere comunale di Salerno, Catello Lambiase.
Non solo i ristoratori. Naturalmente tra le critiche piovute nei confronti dell'amministrazione comunale per le scelte adottate in occasione del concerto per la fine dell'anno, ci sono anche attacchi politici come quelli mossi dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Catello Lambiase, che accusa di inadeguatezza il sindaco Napoli e la sua giunta. Sprecare soldi pubblici è sempre esecrabile, ma farlo negli stessi giorni nei quali si certifica il dissesto del bilancio e si scaricano sulle future generazioni gli sprechi degli ultimi anni è davvero intollerabile, ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, che accusa il comune di spendere una cifra esagerata mentre non si è capaci di utilizzare al meglio la ricaduta economica. Da un lato, infatti, il concerto dei Negroamaro non sarà fruibile se non da pochi fortunati, visto il contingentamento di Piazza Mendola. Dall'altra, saranno in difficoltà i gestori dei locali, che saranno costretti a scegliere tra la privacy dei loro clienti ed una boccata di ossigeno in questo periodo di crisi. Facciamo un test per vedere chi possa entrare come a medicina, no? Fuori dalle battute, secondo me è una cosa davvero scandalosa. Un momento in cui si chiede alla cittadinanza di pagare per i prossimi decenni un aumento dell'aliquota IRPEF per coprire gli sprechi delle vecchie amministrazioni e dell'attuale amministrazione, si pensa bene di spendere 400.000 euro e non se ne avrà neanche una ricaduta in termini economici per la Movida e sociali per la collettività. Lei dice, insomma, a questo punto valeva la pena, visto che il numero era così ristretto, di puntare su nomi meno costosi dei Negroamaro? Per esempio la nuova compagnia di canto popolare, non ho nulla contro di loro, però a questo punto, visto... Allora, non possiamo scaricare, cioè il sindaco e l'amministrazione e la giunta non può scaricare sulla questura, sulla prefettura, colpe che sono sue. Udinese Salernitana è un precedente, sappiamo che la questura giustamente è rigida sulla sicurezza, allora a quel punto o si programma uno spazio più ampio oppure in modo molto semplice si fa un capodanno con un gruppo meno importante, un buon padre di famiglia farebbe questo. E restando in tema di soldi spesi dall'amministrazione comunale di Salerno, approda all'attenzione dell'ultimo consiglio comunale il patto per Salerno. Nell'accordo previsto anche l'incremento dell'addizionale comunale IRPEF, il comune di Salerno si impegna a ripianare in 3 anni il disavanzo della gestione targata 2021. Sentiamo. Si chiama Patto per Salerno ed è la manovra che approda all'esame del Consiglio Comunale in programma il prossimo 29 dicembre alle ore 9, ultima seduta dell'anno, utile per approvare le misure finanziarie che inseriscono Salerno nella lista dei comuni italiani che chiedono di accedere all'accordo con lo Stato centrale per il riequilibrio strutturale. È il cosiddetto salva comuni, ovvero la legge 15 luglio 2022 numero 91, che consente ai sindaci dei comuni sede di città metropolitana e ai comuni capoluoghi di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro di avviare un percorso per il ripiano del disavanzo attraverso la sottoscrizione di un accordo con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le misure previste dal Comune di Salerno e spiegate ancora una volta oggi nella seduta della Commissione Bilancio, presieduta questa mattina dal consigliere Fabio Polverino ma senza la presenza dell'assessore al bilancio Adinolfi, che ha invece partecipato alle 2 sedute precedenti, c'è il riequilibrio strutturale e la copertura del disavanzo con l'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF fino al 2026. La valorizzazione poi delle entrate patrimoniali attraverso la ricognizione del patrimonio e l'incremento della riscossione delle entrate attraverso sia un'accelerazione nella tempistica della riscossione ma anche attraverso maggiori accertamenti. Tra gli impegni del Comune di Salerno c'è una migliore riorganizzazione delle quote nelle società partecipate ma più in generale di tutti i servizi offerti, il contenimento e la riqualificazione della spesa. Il Comune di Salerno
Milano, nel patto con il Consiglio dei Ministri, si impegna a ripianare in 3 anni il disavanzo derivante dalla gestione 2021. La bozza di accordo è stata approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti. Infine, all'esame della seduta del Consiglio Comunale, l'ultima per il 2022, c'è anche la costituzione della rete museale cittadina che vede il Comune di Salerno capofila ed iniziative in ossequio di Mario Paciolla per la richiesta di verità sulla morte del cooperante ONU. Ci sono verifiche in corso invece sul contratto di concessione della pubblica illuminazione al comune di Cava dei Tirreni. Ce ne parla il nostro corrispondente. Far luce sul contratto in essere con il raggruppamento temporaneo di impresa concessionario del servizio di pubblica illuminazione. E questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni, che nei giorni scorsi ha dato il via libera al conferimento ad un professionista esterno, esperto in materia, dell'incarico di consulenza legale e tecnico-amministrativa per verificare, all'esito di un esame globale sulla regolarità del rapporto gestorio in essere per l'impianto di pubblica illuminazione e con la ditta subappaltatrice, della sussistenza o meno dei presupposti per l'eventuale risoluzione anticipata del vincolo contrattuale che scade nel 2029. Ad evidenziare una serie di criticità relative proprio al rapporto contrattuale in essere con la società concessionaria del servizio di pubblica illuminazione stipulato nel 2004 ed in particolar modo l'entità esorbitante e incontrollata degli importi ad oggi sborsati dal Comune, fu il consigliere comunale Antonio Barbuti, nel corso della riunione del Parlamentino cittadino dello scorso 12 agosto. Il duro jacuzzi di Barbuti ha sollevato un vero e proprio polverone a Palazzo di Città, tant'è che il sindaco Servalli ha ritenuto necessario e rispondente all'interesse pubblico un riesame della gestione dell'intero rapporto concessorio, con particolare riferimento al sistema della revisione prezzi, che comprende anche un sindacato sulle attività di controllo relative alla regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici preposti. La collaborazione esterna costerà 3.000 euro e avrà una durata di 6 mesi. Pubblicato il bando per realizzare 18 nuovi parchi gioco che andranno a riqualificare le aree degradate di 18 comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le nuove opere utili e concrete si andranno ad aggiungere ai 15 spazi ludici già realizzati nel territorio del parco, in totale 33 parchi gioco più altri 2 in corso di verifiche tecniche. Un investimento di circa 1 milione di euro. Sono 35 comuni beneficiari di questa iniziativa, selezionati attraverso una manifestazione di interesse indetta dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Il degrado urbano è una delle criticità più diffuse dei nostri territori, scrive in una nota Tommaso Pellegrino, consigliere regionale e commissario del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Contrastarlo con la realizzazione di parchi gioco che favoriscono processi di socializzazione e di inclusione anche dei più piccoli, ritengo sia un sostanziale segno di civiltà e di attenzione alle nostre famiglie. Sono contento e orgoglioso di questa iniziativa, ha proseguito Pellegrino, che mette a disposizione dei cittadini nuovi spazi di ritrovo e socialità, riqualificando le aree pubbliche e rendendole più facilmente fruibili dai bambini e dalle famiglie. In questo modo si promuove il gioco all'aria aperta, l'attività ludica e i comportamenti rispettosi dell'ambiente. Con il completamento dei nuovi parchi gioco, oltre a regalare qualche sorriso in più ai nostri bambini, abbiamo contribuito a rendere più belle le nostre comunità, ha concluso Tommaso Pellegrino. La chiesa di Sant'Anna al Porto ieri invece ha spalancato le sue porte per dare spazio ad una grande tavolata per il pranzo natalizio per i più bisognosi, a rendere possibile l'iniziativa Universo Humanitas con la comunità di Sant'Egidio di Salerno. In chiesa come essere a casa in famiglia. È stato così ieri nel giorno di Santo Stefano per tante persone in difficoltà che hanno condiviso un evento speciale nella chiesa di Sant'Anna al Porto, trasformata per un giorno in una grande sala di festa per un pranzo di gente semplice ed umile che si vuole bene, dove chi serve è alla pari di chi è servito.
La Chiesa ha spalancato le sue porte per dare spazio ad una grande tavolata per il pranzo di Natale per i più bisognosi. A rendere possibile l'iniziativa Universo Humanitas con la comunità di Sant'Egidio di Salerno, sempre in prima linea nello spirito solidale verso la necessità dei cittadini. La comunità di Sant'Egidio, da sempre unita da un legame di fraternità nell'ascolto del Vangelo e nell'impegno volontario e gratuito per i poveri e per la pace, ha organizzato questa giornata nello spirito di unione e solidarietà. Il presidente dell'Associazione Humanitas, Roberto Schiavone di Favignana, con tutti i volontari dell'associazione hanno messo a disposizione la cucina itinerante in grado di offrire più di 1000 pasti al giorno, contribuendo a tutto ciò che occorre per far vivere una giornata speciale ai bisognosi. Una grandissima gioia per tutti, per le persone che vivono in strada, amici, anziani e tanti aiutanti di buona volontà. Il vero senso del Natale per gli ultimi, per tanti invisibili che hanno vissuto un gioioso pranzo in compagnia. Anche il comune di Pellezzano, nella persona del sindaco Francesco Morra, parteciperà alla commemorazione dell'80° anniversario della morte dell'appuntato medaglia d'oro al valor militare alla memoria di Sabato De Vita, che si terrà domani alle ore 9 presso la caserma della stazione dei Carabinieri di Via Duomo a Salerno. La commemorazione prevede un minuto di silenzio, un momento di preghiera, la lettura della motivazione di concessione dell'onorabile onorificenza al caduto e la deposizione di una colonna di alloro alla lapide dedicata all'appuntato Sabato De Vita, nato a Pellezzano il 2 novembre del 1901. Un momento celebrativo di grande significato per la famiglia dell'appuntato De Vita e per l'intera comunità di Pellezzano, ha dichiarato il primo cittadino Francesco Morra. Le gesta e il sacrificio compiuti da questa straordinaria persona, dotata di grandi virtù e di integerrimo senso di appartenenza al Corpo Militare dell'Arma dei Carabinieri, gli sono valsi meritatamente il riconoscimento della medaglia d'oro al valor militare, che rende altresì orgogliosa tutta la comunità di Pellezzano. E andiamo avanti con il nostro telegiornale. Ancora una brutta pagina di atti di vandalismo ad Agropoli. Dopo il furto delle figure del presepe alla rotatoria della località Marrota, nei pressi dello svincolo di Agropoli Sud della Cilentana, è stata distrutta anche la segnaletica natalizia del Natale delle Meraviglie. Sentiamo. Prima le statuette rubate dalla presepe allestito nella rotatoria situata nei pressi dello svincolo di Agropoli Sud. Qualche ora dopo, invece, distrutta la segnaletica natalizia in corso Garibaldi. Sono due gli episodi denunciati nelle ultime ore ad Agropoli. A svelarlo è l'assessore al turismo ed eventi della città cilentana, Roberto Apicella. Il primo episodio risale a qualche giorno fa, quando all'improvviso sono sparite le statuette della presepe realizzato dall'artista cilentano Antonio Guida. Sono davvero rammaricato per quanto accaduto, ha poi denunciato l'assessore Apicella. Davvero un brutto gesto, vista anche la nostra volontà di creare un presepe particolare che crescerà anno dopo anno investendo tutte le rotatorie della città. Ma non è finita qui, perché qualche ora dopo, infatti, è stata distrutta la segnaletica natalizia in corso Garibaldi. A denunciare l'accaduto ancora una volta l'assessore Apicella. Il dispiacere è tanto, ma lavoreremo ancora anche per questo. Un passante che ha assistito al gesto mi ha inviato un video registrato dal suo cellulare intorno alle 2:30 di stanotte, nel quale vengono immortalati alcuni giovani distruggere la postazione. Ancora una brutta indicazione emerge, conclude Apicella, il rispetto verso la nostra città è zero. Allora di cosa vogliamo parlare? Della bellezza o meno delle luminarie? C'è ancora tanto da lavorare, scrive, molto amareggiato. Ed ora, come di consueto, è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Bene, ora ti darò un bacetto, ma non farsi illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film Avatar 2 La Via dell'Acqua, due gli spettacoli alle ore 17 e alle ore 21, ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Il Cinema Teatro San Demetrio resterà chiuso nei giorni delle vigilie di Natale e di San Silvestro. Pinocchio and Friends.
Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E dopo la pubblicità parleremo di sport. La Salernitana proprio oggi ha ripreso gli allenamenti, ma lo facciamo tra pochissimo, non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. In collaborazione con... Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo ora di calcio. Come dicevamo, la Salernitana ha ripreso proprio quest'oggi gli allenamenti, presente ieri ai funerali di Giovanni Vitale con un suo addetto stampa. Il venerdì allenamento congiunto con la Gelbison, che sarà una prova generale in vista del ritorno della Serie A. E proprio in quest'ottica il mercato entra nel vivo, tante le trattative sul tavolo. Il DS De Santis prova a sferrare un doppio colpo dall'Udinese. I dettagli in questo servizio. La Salernitana riprende gli allenamenti e mette nel mirino il ritorno in campionato. Venerdì è in programma un allenamento congiunto con la Gelbison Almerirosi ed in settimana dovrebbe esserci anche la presentazione ufficiale di Ochoa. Il portiere messicano è il primo acquisto del mercato invernale, ma non sarà l'ultimo. L'infortunio di Mazzocchi e le risposte poco convincenti fornite da Sambia durante questo mese di allenamento fanno sì che il club granata debba accelerare per dotarsi di un'altra freccia sulla corsia destra. Il prescelto era Zortea, ma la trattativa con l'Atalanta si è complicata. E così da giorni ormai il DS De Santis batte la pista in Zibue olandese in forza all'Udinese dopo 3 anni trascorsi in Bundesliga al Colonia. Il classe 95 arriverà in prestito. Con lui da Udine segnalato in arrivo anche il centrocampista tedesco Aslan, in scadenza con il club dei Pozzo, è pronto a siglare un accordo più lungo con la Salernitana, che sta prendendo nota della corte sempre più insistente del Nottingham Forest per l'Astana Koulibaly e che ha messo nel mirino il polacco Zurkowski della Fiorentina. Intriga anche il franco-senegalese Sar del Tottenham, che ha costi elevati. Piace anche il brasiliano Giorni Cardoso, altro under di talento e prospettiva. La Salernitana ha intenzione di occupare lo slot da extracomunitario che ha a disposizione e potrebbe affondare il colpo con il centrocampista che ha passaporto statunitense e brasiliano e che potrebbe presto avere quello italiano. In attacco la situazione è nota. Se ci fosse un'uscita, Bonazzoli e Valencia sono gli indiziati e pronto al ritorno Djuric. Capitolo cessioni. Micai e Capezzi potrebbero ritrovarsi al Cosenza. Castanos piace al Cagliari ed al Parma, cui la Salernitana aveva chiesto Nandez e Som rispettivamente, anche se Orlando e Christoffersen saranno ceduti. E dopo il calcio, il basket, quarta vittoria negli ultimi 5 turni di campionato per la Givova Scafati, capace di imporsi con il risultato di 71-75 anche al Pala Pentassuglia contro l'Eppi Casa Brindisi nell'ultima giornata del campionato di Serie A del 2022. Vittoria che la compagine dell'Agro ha dedicato alla signora Lena, mamma di Patronello Longobardi, frutto di una prestazione da incorniciare fatta di personalità, lucidità offensiva e un gran lavoro sporco in difesa. Un successo arrivato anche grazie al collettivo giallo-blu, che ha avuto il merito di saper soffrire nella prima parte di gara e poi gestire il vantaggio nella seconda, tirando con superiori percentuali da 3 punti e ai liberi, mandando in doppia cifra ben 5 uomini.
E con la pagina dello sport termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni. Grazie come sempre per averci preferito e buon proseguimento. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.